Signore e signori, benvenuti al Centro Sportivo Le Naiadi. Oggi partita importantissima tra due squadre che puntano alla vittoria del campionato, Lanzio e la Simpli Pescara. Qui chi vi parla è Marco Epifani e Mattia Andreoli. Oggi è la prima del mister Gammelli, che ha sostituito il tecnico croato Brane Zovko. Speriamo in una partita vibrante anche fisicamente, con una bella reazione della Simpli. Allo scatto il solito D'Aloisio per la Simpli e il Zangari Francesco per Lanzio Roma. Arbitro dà inizio all'incontro. E il solito D'Aloisio conquista la prima palla. Ormai uno specialista, ormai D'Aloisio. E la Simpli prova subito a portarsi all'attacco. È rientrato il centrobot titolare Francesco Mammarella nel set iniziale. Eccolo lo fallo in attacco proprio del centroboa Francesco Mammarella. Bel pressing della Simpli, che il portiere non riesce, il portiere a dare palla. Sono già passati più di 10 secondi. Palla recuperata da Nico Petaccia, ed è il centroboa romano, è anche uno dei capocannonieri del torneo. Cianfrone, il capitano, porta la palla. Ancora fallo in attacco di Francesco Mammarella su una bella palla data da Enrico Gobbi. Sì, ecco, adesso abbiamo visto il tecnico Gammelli che cercava di chiamare Gobbi al pressing totale, perché stanno cercando di portare pressing alto subito da recupero della palla dell'avversario, per cercare di lasciare il portiere con la palla in mano e far trascorrere più tempo possibile. Infatti adesso vediamo che mancano 8 secondi alla fine dell'azione. Si vede già qualcosa di nuovo nel modo di giocare della Simpli. Pressing asfissiante a tutto campo e palla recuperata sistematicamente. Beh sì, la difesa è completamente diversa rispetto a quella dell'altro tecnico. E vediamo anche in attacco un ritrovato Mammarella che cerca di far schierare la squadra e farla salire il più possibile. Bella lotta a centroboa. Eccolo Mammarella, espulsione del numero 3 Crisciotti Marco per Lanzio, e prima superiorità numerica per la Simpli. Le squadre si piazzano, Enrico Gobbi fa girare la palla, Angelo Mazzi, Andrea Loisio, Angelo Mazzi, bel tiro ma si stampa sul palo, però palla recuperata e ancora... Palla recuperata da Lanzio su un tiro un pochettino affrettato, erano ripartiti di 30 secondi, si poteva ancora giocare. Sì, infatti si poteva aspettare un pochino di più. Comunque buono il primo tiro di Mazzi, che purtroppo colpisce il palo e niente, incolpevole l'attacco della Simpli. Bella l'azione d'attacco portata dal numero 12 nero Zeccolella, che serve un bellissimo assist per il numero 7 Campana Emilio, che con questo gol si porta a quota 17 e raggiunge Spignoli della Rarinantes Roma. Bel contropiede portato da Lanzio, che con due passaggi ha messo l'uomo davanti alla porta per tirare a porta vuota, un bel tocco. Sì, forse la difesa ha dormito un pochino e ha lasciato passare questa palla che insomma doveva essere intercettata dal difensore. E la Simpli si riporta in attacco. Bella lotta a centroboa tra Mammarella e il suo marcatore. Vediamo che fa fatica a girarsi Mammarella.
È il terzo fallo già che fa Mammarella in, da centroboa. Sì, forse dovrebbe cercare di adottare un altro stile di gioco, perché quest'arbitro giustamente lo sta punendo e lui non riesce a giocare, non giocando lui non fa giocare tutta la squadra. Vediamo, un pochettino affaticato Mammarella, forse è rientrato dopo quel problema alla spalla, sarà pure un pochettino a corto di preparazione, giustamente. Però speriamo in qualche suo colpo, perché è un centroboa di valore per la Serie B, insomma. Ecco, la Simpli recupera la palla con Nico Petaccia. Sempre attento il portiere della Simpli, che non si fa trovare impreparato e recupera un buon pallone. Dice, vediamo che porta la palla in attacco in Ratko Stritov. Palla di Mazzi. Peccato. 2 metri, ecco. Poteva dare la palla al nostro Mammarella, subito la palla, come Jacopo Petaccia. Si avrebbe dovuto scaricare subito la palla per Mammarella, però una volta fatta una finta a due è giusto non passare più la palla, perché non c'era più la posizione buona del nostro centroboa, per cui niente palla al centro, ma anche cattivo il tiro. Ripartita Lanzio con un nuovo contropiede. Adesso è Stritov che marca il centroboa. Giustamente si è messo davanti per non fargli ricevere palla, e mi sembra che il pressing inizia ad avere i suoi effetti. Il giocatore porta indietro la palla, non lo potrebbe fare per regolamento, dovrebbe andare sempre in avanti. Sì, il giocatore col possesso di palla non può nuotare indietro verso la propria porta, perché è un'evidente perdita di tempo. Adesso vediamo Ratko Stritov che si trova in un'ottima posizione per il tiro, e vediamo che sgancia un vero e proprio missile che entra in porta e fa gonfiare la rete. Bel gol di Ratko Stritov. Grande gol di Ratko Stritov, che senza fare una finta, con la sua esperienza, ha aspettato che rientrasse il difensore, e quando è arrivato a 2 metri da lui il difensore ha scaricato una autentica bomba in porta. Sì, lui questi tiri ce li ha, e insomma è un giocatore di grande potenza e non ha dovuto neanche sforzarsi più di tanto per effettuare un tiro così forte. Vediamo che il tecnico Gammelli ha fatto uscire un po' stanco, affaticato Mammarella, ed è entrato Massimiliano Collini, che è un altro giovane di belle speranze, un bel centroboa, un lottatore. Sì, anche perché è più di mezzo tempo che si gioca senza interruzioni. Ecco, adesso vediamo una bella espulsione conquistata da Angelo Mazzi, e vediamo che c'è l'uomo in più in attacco per la Simpli, che spreca una brutta palla, bruttissima palla. C'era Collini da solo all'altezza dei 2 metri. Peccato, un contropiede fatto, un 3 contro 2 da fare solo gol, a spingere la palla in porta. Peccato, peccato. Adesso Lanzio si ripiazza in attacco con Stritov che marca il centroboa, il numero 12, Zeccolella. Palla recuperata dalla Simpli con Nico Petaccia che rifà ripartire la squadra. C'è una sostituzione al volo tra Enrico Gobbi e Angelo Mazzi, forse affaticato. Sì, stava giocando dall'inizio della partita ed ecco, invece vediamo un grandissimo rigore recuperato da Massimiliano Collini, bravissimo, bravissimo. Complimenti a Collini, che forse il tecnico precedente, Brane Zovko, non lo considerava tanto, ma comunque un centroboa, un lottatore, uno che le sue espulsioni, i suoi rigori, come adesso, riesce sempre a conquistarli. Sì, poi c'è stata anche una bella palla servita dal mancino, da Loisio. Stritov al gran gol, gran rigore di Ratko Stritov, e la Simpli si porta in vantaggio a 2:27 dalla fine del primo tempo.
Ecco, adesso sostituzione di D'Aloisio con Di Ferdinando. Diciamo un giocatore veloce per un giocatore altrettanto veloce, nuotatore. Niente, la Simpri parte con un pressing bello pesante. Sì, anche perché adesso in acqua ci sono giocatori tutti piuttosto pesanti e in grado di portare avanti un pressing del genere. E infatti vediamo che i giocatori dell'Anzio devono gestire la palla sul perimetro e stanno evidentemente perdendo del tempo perché non riescono a portarsi in avanti. No, espulsione temporanea del numero 9 di Giovanni. Sì, deve lasciar battere il giocatore che ha subito fallo di Giovanni, invece lo aggredisce subito, per cui è giusta l'espulsione per lui. Doveva lasciare lo spazio almeno per fargli tentare il tiro, invece era troppo addosso purtroppo. E l'Anzio prova in superiorità numerica a cercare di impattare la partita. Gran bella palla e bel tiro al volo del numero 3 Crisciotti. Intanto l'arbitro ha dato un cartellino giallo alla panchina, mi sembra, al tecnico Gammelli, per proteste. A 1:40 dalla fine del primo tempo il risultato è di 2-2. Riproviamo con il capitano che è rientrato in acqua, Cianfrone. Gobbi subisce fallo. Gobbi, fallo in attacco di Massimiliano Collini, e riparte in contropiede il Lanzio. Sì, purtroppo l'arbitro punisce questo tipo di gioco ed è giusto infatti fischiare fallo in attacco. Adesso vediamo però una bella azione in controfuga dell'Anzio, ben chiusa dagli uomini della Simpli. Bellissimo l'anticipo di Nico Petaccia, che aspettava il passaggio al centro e con un bel gesto riesce a recuperare la palla. Un minuto, sì, un minuto dalla fine, ecco, uomo in più di Ferdinando, porta la palla avanti per Cianfrone. Peccato. Kostritov. Grandissimo gesto atletico di Ratko Kostritov, che dopo 4-5 finte sgancia un vero e proprio missile da forse saranno stati 10 metri sotto l'incrocio. Bellissimo il gol, proprio senza nessuno sforzo. Grandissimo questo atleta. Portiere immobile, ha messo la palla letteralmente all'incrocio dei palli, tesa. Complimenti. Vabbè, un giocatore che non si discute, uno che ha vinto, è stato capitano della nazionale croata, un giocatore di spessore, anzi, un lusso per la Serie B. Penso che non ci siano dubbi sulla sua qualità e lo sta dimostrando anche oggi. Intanto con queste tre reti si porta a quota 18 ed arriva settimo nella classifica cannonieri. Nel frattempo vediamo un'espulsione temporanea del numero 13 Enrico Gobbi. Riprova in attacco in superiorità numerica Lanzio per rimettere la partita in pareggio. Siamo a 15 secondi alla fine del tempo. Palla gira bene, anche se con poca intensità. E non è gol, non c'è gol. Lanzio non ha una gran media nelle realizzazioni sull'uomo in più, e infatti lo ha dimostrato anche questa volta con questa occasione sbagliata, però c'è stato anche un miracolo del portiere Nico Petaccia. Adesso abbiamo visto questo tiro di Enrico Gobbi sullo scadere. Fine del primo tempo, il risultato temporaneo è 3-2 per la squadra di casa. A fra poco. Siamo all'inizio del
secondo tempo. Solita sfida per la conquista della palla. Da una parte il numero 12 Zeccolella e dall'altra parte il solito D'Aloisio. Partito il secondo tempo. Ah, un avvenimento alle Naiadi. Ha perso lo scatto D'Aloisio. D'Aloisio che perde lo scatto della palla al centro è un evento da ricordare. Colgo l'occasione per salutare il fratello di Andrea D'Aloisio, Fabio, che si trova a casa e sta guardando la partita. Bel pressing della Simpli. Adesso Cianfrone che marca il centrobò, il capitano, un giocatore di esperienza. Speriamo bene. Mi sembra che... palla conquistata, la palla l'aveva in mano il centroboa, perciò non c'è fallo con la palla in mano. Sì, buon recupero di Angelo Mazzi che torna ad aiutare sul nostro difensore del centro. Adesso lo vediamo con la palla in mano e secondo me sta pensando al tiro. Oh, ecco, gran palla finalmente per Mammarella. Finalmente l'arbitro si accorge di un fallo. Era talmente clamoroso, insomma. Secondo me c'erano gli estremi per il rigore, in quanto bellissimo il gol di Petaccia servito da D'Aloisio. Dicevo, secondo me c'erano gli estremi anche per il rigore, in quanto Mammarella si trovava di fronte alla porta ed era una chiarissima occasione da gol, quindi probabilmente poteva starci anche il rigore. Comunque complimenti a Jacopo Petaccia che ha realizzato un bel gol. E la Simpli con il gol di Petaccia si porta sul 4-2. Riparte Lanzio e riparte il solito pressing pesante della Simpli, perché sta facendo sentire proprio il peso fisico sugli avversari la Simpli finalmente. Beh sì, nonostante qualche presenza più leggera, si sta facendo sentire il pressing della Simpli. Adesso vediamo l'espulsione temporanea del capitano Tommaso Cianfrone. Speriamo adesso nella cattiva media di realizzazione del Lanzio. Fa girare la palla Lanzio, anche abbastanza. Ah, palla quasi intercettata da Mazzi. Ecco, rientra il giocatore. No. Peccato. Nel momento in cui Enrico Gobbi ha abbassato il braccio, il giocatore ha messo la palla al posto del braccio. Beh sì, poi Cardenas è un giocatore esperto e tra i capocannonieri del Lanzio, quindi insomma è uno dei personaggi più temibili. L'arbitro adesso ferma la partita perché c'è un giocatore che ha perso la calottina, ma giustamente il tecnico lo sta sostituendo. Vediamo che l'arbitro non riprende il gioco finché il giocatore, il numero 7 Campana, non rindossa la propria calottina. Con quel gol diciamo che hanno accorciato le distanze. Siamo sul 4-3 a 6 minuti alla fine del secondo parziale. Oh, era grande, ecco, 5 metri giustamente. Grandissima presa di posizione di Mammarella che, servito come toccato dall'avversario, conquista il tiro di rigore. Bellissima la palla servita da Mazzi, tenuta della posizione di Mammarella, che è un centroboa indiscutibile per la Serie B. Ratko Stritov intanto chiede la distanza dei due giocatori dell'Ansia. Stritov potrebbe fare quaterna, se non sbaglio. Incrociamo le dita. Grandissimo gol. Ragazzi, io qui vicino a noi ci sono dei ragazzi del settore giovanile. Quello è il modo di tirare un tiro di rigore. Senza nessun genere di problema Ratko Stritov realizza
anche questo rigore è fa 4, siamo 5-3 per la Simpli. Un autentico mattatore Street of Foggi. Adesso è Mattia Di Giovanni che lotterà con il centroboa. Gran pressing. Cesco Mammarella qui in posizione 5, no, espulsione di Mattia Di Giovanni. Seconda espulsione per Mattia Di Giovanni, che adesso dovrà stare attento nel proseguo della gara per non subire la terza espulsione. Fanno girare la palla, ecco, non hanno il mancino, diciamo che il numero 6 non è mai pericoloso, io lo lascerei sempre, guardi, che non si mette mai in posizione per il tiro, mai, non si mette mai, da qui può tirare tutta la vita. Bello, ottima la difesa della Simpli che si è chiusa e anche, c'è da dire, scadente il tiro del numero 6 Battistella Stefano. Si conferma la cattiva percentuale dell'Anzio, che adesso in questa partita si trova al 50% delle realizzazioni. E la Simpli prova a rimettere Mammarella davanti alla porta, eccolo Mammarella, grandissima giocata, peccato, grandissima girata di Mammarella. Ottimo il gesto tecnico di Mammarella, che è stato un pochino sfortunato e la palla non è entrata tutta dentro la porta, diciamo che il gol può essere convalidato solo se la palla supera tutta la linea immaginaria della porta. Peccato, poteva portarci al più 3, iniziava ad essere un risultato bello rotondo. Adesso ha preso posizione il centroboa, ecco, palla recuperata, falla su Angelo Mazzia a marcatura del centroboa, e riparte la Simpli. Ecco, siamo in superiorità numerica sulla fascia destra, porta la palla avanti Stritov, giustamente da Loisia, peccato che si è fermato, peccato. Comunque ragioniamo, abbiamo 2 gol di vantaggio a questo punto, più uomo in più. Giusta l'espulsione del numero 8 Cocuzza, che dopo il fallo allontana la palla e che invece dovrebbe lasciar battere il giocatore che ha subito il fallo. Adesso vediamo cosa combinerà la Simpli con questo uomo in più. Giustamente l'Anzio ha capito che Stritov è da marcare, lo marcano fino a centrocampo praticamente. Non capisco perché non è stata data la palla a Jacopo Petaccia, che dai due metri era totalmente libero, senza uomo, senza nessuno. La mano in testa, lì c'era quasi l'espulsione di nuovo. Sì, adesso abbiamo l'opportunità di rigiocare tutta l'azione. E Mazzi spreca i 25 secondi per effettuare un tiro che si stampa sulla traversa. È già la seconda volta che succede, sia nel primo tempo, nella stessa situazione lui prende palo, recupera la palla e ritira subito, non riusciamo a fare gol. Sì, è una brutta svista che non dovrebbe succedere a questi giocatori così esperti, insomma. Rinizia il pressing asfissiante della Simpli. Adesso c'è palla recuperata dalla Simpli. E la Simpli riparte in contropiede. E da Loisio che posizione 1, il mancino, che prova adesso. Pessimo il pallonetto di Daloisio, che stavolta non riesce nella giocata. Secondo me avrebbe dovuto effettuare un tiro di potenza e spaccare la porta, come si dice nel nostro ambiente. Peccato, è stata un'occasione buttata per l'ennesima volta. Adesso si rinizia a lottare. Fallo in attacco del numero 3 Crisciotti Marco. Bravo Mammarella, che anche in difesa si sta facendo sentire. Beh sì, sta sfruttando il suo peso come tutti i suoi compagni e stanno portando una buona azione di pressing in difesa. Buona la difesa della Simpli per il momento.
è entrato il centroboa, il secondo centroboa della Simpli, Massimiliano Collini, che subito si è messo in posizione. Meno male, passaggio errato da parte del portiere, che praticamente ha chiuso un contropiede da solo. Sì, ha regalato questa palla ad Angelo Mazzi, che ha solo ringraziato. Bellissimo, bellissimo il gol di Gobbi, grande Gobbi. Gran gol di Enrico Gobbi. E la Simpli si porta a più 3, realizzando il sesto gol a 1.56 alla fine del secondo parziale. Sì, questo genere di partite non sono mai finite, però 3 gol di vantaggio lasciano un po' di respiro alla Simpli per poter gestire il risultato. E Lanzio. E Lanzio prova a riportarsi in attacco. Lotta. Lotta durissima tra il centroboa. Bel raddoppio di Jacopo Petaccia. Sì, è buono anche il lavoro di Massimiliano Collini. Adesso vediamo che Nico Petaccia recupera palla e consente alla propria squadra di ripartire in controfuga. Collini a centroboa. Ah, peccato, si è riuscito a girare. Peccato, manca ancora il gol a questo giocatore, che sta giocando un discreto campionato, ma non ha ancora trovato la via del gol. L'arbitro ha dato un cambio fallo, giustamente, perché si è spinto il numero 7 dal difensore. E riproviamo a portarci in attacco. Stritov che porta la palla avanti. Palla a Di Ferdinando. Peccato. Ah, Mattia De Ioris, scusate, appena entrato, forse è la prima volta che entra in acqua oggi. Adesso c'è un 2 contro 1 a 25 secondi dalla fine del tempo. Adesso c'è dietro l'uomo in più, dietro, eccolo, a Jacopo Petaccia, Collini, fa tiro respinto dal numero 12 e non dal portiere. Siamo a 8 secondi alla fine del tempo, palla buttata e recuperata, il tempo finisce sul risultato di 6-3 per la Simpli. Adesso c'è l'intervallo lungo. Iniziamo il terzo parziale sul risultato di 6-3 per la Simpli. Palla contesa da una parte Jacopo Petaccia e dall'altra il solito Zeccolella. I due numeri 12 si affrontano per la conquista della palla. Sì, è la prima volta che non vediamo schierato alla conquista della palla da Luizio. Vediamo cosa succederà.
Buono, buono Petaccia, buono Petaccia, riesce a prendere una buona palla. Complimenti a Jacopo Petaccia. E complimenti a Gammelli che lo ha schierato in quella posizione. Senza dubbio. Riprende, oh, peccato, peccato, fallo in attacco del numero 11 Francesco Mammarella, che per prendere posizione ha sbracciato un pochettino troppo, l'arbitro se n'è accorto. Peccato, è la quarta volta che succede, peccato. Comunque la Simba è riuscita a chiudere il contropiede e riparte la Simpli. Da Nico Petaccia. Siamo a 18 secondi alla fine dell'azione, siamo ancora nei nostri 5 metri, ecco, palla Jacopo Petaccia, ha preso posizione. Tentato un tiro senza voglia, sei stato un tiro senza voglia e si è visto, perché ha tirato praticamente 2 metri sopra la traversa. Sì, probabilmente la posizione delle gambe non era quella corretta, il corpo era sbilanciato all'indietro, per cui è partito questo tiro alle stelle. Adesso vediamo, niente, palla in mano per il centro boa, per il numero 7 Campana, per cui niente fallo e palla recuperata dalla Simpli. L'arbitro Campano mi sembra che stia arbitrando bene. Palla De Ioris, un ragazzo di ottime qualità dell'Under 17, ricordiamo anche i vari dei Rocini, che è un terzo centroboa della prima squadra, che oggi non è stato convocato perché c'è stato il rientro di Mammarella, che adesso il solito Mammarella ha conquistato l'ennesima espulsione. Sì, però devo dire che il tecnico dell'Anzio ha gestito benissimo la marcatura del centro, infatti ci sono tutti i suoi giocatori con una sola espulsione a carico. De Ioris in quella posizione è quasi un giocatore. Grandissimo gol ancora di Jacopo Petaccia, che ha fatto 3 finte, ha aspettato che tutti scendessero di gambe, ha messo la palla appoggiata quasi in porta. Sì, è stato bello questo tiro, perché quando gli altri sono scesi con le gambe lui è salito ancora di più e ha piazzato la palla sopra le braccia del difensore e sotto le braccia del portiere. Bellissimo, bellissima realizzazione. Sostituito il nostro centroboa titolare Mammarella ed è entrato Massimiliano Collini. Sì, che va in... Non ci viene più. Diciamo che Enrico Gobbi che marca il centroboa. Ecco, forse a livello di pesi non è il massimo dei marcatori. Però adesso Collini sta raddoppiando. Ah, peccato. Gran parata di Nico Petaccia. Bella stoppata di Petaccia che si fa trovare preparato. Adesso vediamo l'espulsione del numero 11. Gol del 10 bianco Andrea D'Aloisio, ma adesso vediamo un attimo una situazione di confusione, perché c'era la situazione di uomo in meno per Lanzio che però non è uscito, però nel frattempo D'Aloisio è riuscito a mettere dentro la palla, per cui non è stato fischiato il rigore. La panchina del Lanzio contesta il fatto che la palla non sia entrata, contesta. Anche se a noi, dalla nostra prospettiva, non è il massimo, però c'è l'arbitro che è vicino. Per noi la palla è entrata tutta, gol regolarissimo della Simpli. Senza dubbio, però non possiamo giudicare l'operato dell'arbitro in quel caso. Comunque Lanzio praticamente in questo momento si sente un pochettino 8-3, un risultato molto pesante per una squadra che ha praticamente al secondo posto in classifica, ha un punto più di noi. Sì, è pesante il risultato, però come detto prima le partite finiscono quando finiscono. Aspettiamo il fischio finale. Adesso siamo ripartiti ed è un altro contropiede, l'ennesimo. C'è in posizione Ratko Stritov,
palla ammazzi, Rattico. Ah, peccato, peccato, guarda. Un tiro troppo affrettato. Fortunatamente lo stesso Mazzi riesce a recuperare l'errore fatto. Sì, è stato brutto il tiro di Mazzi, un po' telefonato. Affrettato, c'era il difensore che era ancora a centrocampo, aveva tempo per fare tutto. Sì, 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 infatti. Però poi diciamo che è riuscito a riconquistare palla con un fallo subito. Peccato, peccato, c'era la prima realizzazione di Massimiliano Collini, invece gli è stato sanzionato a favore un'espulsione. Va bene, comunque va bene così, bravo Massimiliano. Riproviamo con la superiorità numerica. Palla gira, bella velocemente, no, senza calma ragazzi, abbiamo tempo per realizzare, facciamola girare sta palla. Brutto, brutto e affrettato il tiro di D'Aloisio, che come ha fatto due volte Mazzi prima non ha sfruttato tutti i 30 secondi a disposizione, ma ha voluto concludere prima del rientro dell'uomo espulso. Peccato. Peccato soprattutto per quel gol annullato a Massimiliano Collini, che se lo sarebbe meritato. Bellissima parata di Nico Petaccia, che chiude lo spazio della porta in maniera egregia e non consente assolutamente alla palla di passare e di scavalcarlo. Gran parata a due mani. Oh, gran gol di Andrea D'Aloisio, che qui poteva far fare il primo gol forse a Massimiliano Collini. Appoggiava la palla a Massimiliano Collini, tirava a porta vuota. Sì, è stata comunque ottima la preparazione di Ratko Stritov, che al centro della porta due finte, attira l'attenzione su di sé e scarica una palla tesa e ben calibrata per D'Aloisio, che ha potuto tirare al volo. E giustamente De Rogini diceva: gol di palla a Collini, gol di Collini, lunedì paste mangiavamo tutti. E invece no, ha preferito D'Aloisio siglare la sua doppietta e andare avanti così, ma va bene per la Simpli, 9-3, ottimo risultato. Palla recuperata di Giovanni e parte in contropiede la Simpli di nuovo. In queste fasi di gioco vediamo un Anzio un pochino giù di corda, non all'altezza, e vediamo anche questo brutto passaggio di Mattia Di Giovanni. Passaggio sbagliato e subiamo il contropiede, la palla a nuoto è tremenda. Matematico. Speriamo in Nico Petaccia. Niente. Peccato. Però stiamo limitando uno degli attacchi più forti del campionato, siamo a 3.30 dalla fine del terzo periodo e sono ancora solo 4 gol. Mi sembra che stiamo facendo una partita eccellente. Sì, loro in classifica marcatori fra le prime 10-20 posizioni contano 4 giocatori con 16-15-13 gol, quindi insomma giocatori di un certo livello e con una ottima realizzazione. Controfallo fischiato al centro a Massimiliano Collini, ma Tommaso Cianfrone chiedeva il tempo per un'azione involontaria sul numero 2 Cardenas. Giustamente il capitano, da capitano con il suo fair play, aveva fermato la palla perché aveva dato, si era accorto di aver dato una testata. Accortasi della testata, si è fermato sull'arbitro, non se n'è neanche accorto, ha dato cambio fallo lì a centroboa senza sapere. E interviene per la prima volta il medico di servizio. Che è la dottoressa Albanese.
giustamente l'ultima, no? Ci avete fatto pace? Non ti stai saltando, capito? Aspetta un bello calmo, rilassa. A questo punto potrebbe fare la sostituzione, non capisco perché attendere il ghiaccio. Senza dubbio Cardenas è uno dei giocatori più importanti per Lazio, però insomma in una situazione del genere io avrei chiesto la sostituzione, poi non ci sono neanche gli estremi per chiedere i 3 minuti di sospensione, per cui non capisco tutto questo tempo perso. Giustamente l'arbitro rimette la palla a 2 perché, ripeto, il capitano Cianfrone si era fermato, non c'era partita in questo momento. Vediamo che il nostro dirigente accompagnatore, ma è Gian Piero Lattanzi, andava a protestare col tavolo giuria. Giustamente la palla era della Simpli. Palla recuperata, palla 2 recuperata dall'Anzio. E la Simpli riparte da dove si era fermata con un pressing incredibile. Sì, poi stiamo vedendo Ratko Stritov che senza nessun genere di problema riesce a spingere il numero 5 Caprari, che è poverino incolpevole di tutto quel peso che ha addosso, che è Ratko Stritov. Fuori 5 metri. Niente, telefonata alla rovesciata e Nico Petaccia non può che parare a 2 mani senza problemi. Rovesciata da centrocampo inutile con un portiere come Nico Petaccia, tentare certi giochini è impossibile. Con la Simpli prova a riportarsi in attacco. Enrico Gobbi che prova a fare il gol da posizione numero 5. Doppietta per Enrico Gobbi, credo che sia la sua prima doppietta del campionato. 10-4 per la Simpli. Comunque su questo gol credo che ci sia anche la colpevolezza del portiere, che in questa partita poverino non è riuscito a entrare in partita come si deve. Infatti adesso vediamo il tecnico del Lazio che sostituisce il portiere con il numero 13, Caliendo Michele. Diciamo che l'allenatore del Lazio le sta provando tutte. Gran palla recuperata da Mattia De Ioris ed è uomo in più. No, Enrico Gobbi. È più dietro, c'è Andrea D'Aloisio. E palla. Ah. Non capisco il movimento di D'Aloisio per cercare di fare un tiro. Sembrava molto semplice, sembrava. Ripeto, passaggio sbagliato, comunque, tiro sbagliato, contropiede. Comunque l'azione sbagliata è partita da Enrico Gobbi, che ha lanciato questo pallone in aria sbagliato per Angelo Mazzi. E adesso gran gol del numero 9, Carnevali Andrea. È il suo periodo. Carnevali, d'altronde. Con un risultato così ci viene voglia anche di scherzare, insomma una partita che sta andando, insomma non lo diciamo per scaramanzia, ma insomma meno male 5 gol sono tanti e la Simpli mi sembra in partita, non è che sta uscendo dalla partita. Incrociamo le dita. E non solo.
Comunque palla ad Aloisio con Mammarella. Mammarella, grande giocata. Ah, peccato, peccato. Qui c'erano tutti gli estremi per il rigore, assolutamente. Mammarella ha girato di fronte alla porta, palla che gli cade davanti, difensore che lo strattona e niente, arbitro non fischia nulla. Adesso vediamo il numero 9 che si avvicina alla porta e Gobbi che lo contiene. Fallo semplice, ottimo Enrico Gobbi. Vediamo adesso la lotta al centro, ma non c'è nessun problema per Ratko Stritov. Poverino, il centro boa sta soffrendo le pene dell'inferno. Niente, devono limitarsi a questi tiri da lontano, anche se è un gran tiro, ma possono soltanto fare questo quando c'è il gigantesco Ratko Stritov a marcare sul centro boa, incolpevole. 50 secondi alla fine del terzo parziale, risultato di 10-5, e palla da Simpli con Francesco Mammarella che prende posizione. Diciamo che è il sesto fallo in attacco per Mammarella. Sì, anche lui, un giocatore della sua esperienza, dovrebbe capire che deve cambiare modo di giocare l'attacco, perché questo arbitro non lo sta facendo giocare. Distrazione di D'Aloisio, che non è vero, assolutamente sono contrario a questa decisione arbitrale, perché D'Aloisio interrompe l'azione dell'attaccante quando aveva ancora la palla in mano. Una volta che la palla è caduta l'ha fatta saltare e l'ha spostata, quindi non c'era assolutamente il tiro di rigore, assolutamente. Che numero è? 11. L'arbitro chiede la sostituzione della carottina perché il numero 11 che ha subito il fallo da rigore. Dai, diciamo che numero è? 11. Ritrovata. Tecnico Gammelli un po' nervoso, lo vediamo, anche se il risultato insomma, forse perché alla prima esperienza poi insomma si è visto fischiare un rigore che assolutamente non c'era, quindi magari un attimo di nervosismo ci può stare. Cioè, io? Ecco, rigore tirato da chi ha subito il fallo, il numero 11, Zangari Francesco. Gran parata di Nico Petaccia. Bravissimo Nico Petaccia, è alla sua prima parata di un rigore in questo campionato e aspettavamo proprio questo momento perché lui è in grado di fare queste cose. Grandissimo D'Aloisio che si riprende a favore un'espulsione, bravo D'Aloisio. Time out chiamato dal tecnico Gammelli. Con questo fallo Lanzio ha tre giocatori a rischio di espulsione definitiva, che sono il numero 6 Battistella, il numero 8 Cocuzza e il numero 11 Zangari Francesco, che è il capitano. Vediamo come adesso il tecnico gestirà questi tre ragazzi. Finora la gestione del tecnico del Lanzio è stata ottimale, ha distribuito i falli con tutti i giocatori, ma adesso ha la concentrazione di questi tre ragazzi col doppio fallo a rischio di espulsione definitiva. Abbiamo visto nel time out il tecnico Gammelli chiamare uno schema e ha rimesso in acqua giocatori d'esperienza per provare ad allungare il risultato. Adesso sarebbe proprio importante. Al 13 secondi alla fine, uomo in più per la Simpli. Adesso sarebbe importante il gol. 4 secondi. Oh! Non ci siamo accorti che mancavano 12 secondi. Pessima gestione dell'uomo in più dopo il time out, che nessuno si è accorto che mancavano 14 secondi alla fine dell'azione, alla fine del tempo. Niente, purtroppo pessima gestione. Adesso speriamo nella conquista della palla all'inizio del prossimo tempo per poter giocare un altro po' di uomo in più. Quarto periodo. Da una parte c'è
D'Aloisio e Lanzio ancora si schiera. Eh sì, sì, nonostante io metà ce l'abbia fatto bene, il tecnico Gammelli rimette la garanzia, dai, ci sono da giocare eventualmente 7 secondi di uomo in più e parte come un missile, come un siluro, missile, è aria, e recupera la palla, conquistata dal solito D'Aloisio. Nessun problema per conquistare la palla D'Aloisio, grande giocatore, grande nuotatore. No, peccato, peccato, peccato. Non può giocare. L'arbitro, certamente oggi l'arbitro lo sta limitando a Mammarella. Beh, sicuramente sta facendo un po' il protagonista e fischia qualunque cosa a Mammarella, che purtroppo non riesce a giocare oggi. La vedo pure abbastanza confusa, neanche si riesce a piazzare in attacco. Pessima la svista difensiva della Simpli. E per fortuna il numero 9 spara fuori e per fortuna della Simpli ancora siamo sul 10-5. Mammarella riprende posizione con il suo marcatore. Lanzio a pressing. Adesso Mammarella sta facendo fatica perché è messo davanti. Ecco, uomo in più, 1-2, 1-2 veloce, 1-2 veloce, perché non andiamo a tirare subito, non capisco. C'è una chiara azione di 3 contro 2, invece Gobbi va a piazzarsi per giocare il 6 contro 5, non capiamo perché. Con la complicità del portiere, D'Aloisio segna la tripletta personale. Bravo Andrea D'Aloisio, grande. Gol di Andrea D'Aloisio. Terzo gol. Adesso il tecnico Gammelli fa molte sostituzioni. Gammelli rimette, mette in acqua fresche, mette in acqua forze fresche, anche con qualche giovane, Mattia De Ioris con la calottina numero 3, un altro di quei giovani in cui la Simpli sta lavorando tantissimo per poterli portare ad un livello alto. Nel frattempo non ci siamo accorti che c'è stata la terza espulsione, quindi definitiva, per il numero 12 dell'Anzio, Zeccolella Alessandro. Svisto dell'arbitro che non si è accorto che la palla è stata parata dal portiere, perciò era fallo di 2 metri per l'Anzio. Adesso vediamo un'azione di uomo in più per la Simpli, che si ferma con Ratko Stritov a ragionare e a gestire la palla. Sull'entrata diamo la palla. Brutta la palla di Ratko Stritov. Adesso vediamo l'azione di controfuga dell'Anzio, che si trovano 2 contro 1. Niente, Nico Petaccia non ce la fa a chiudere la porta. E il numero 4, Campana Daniele, segna il sesto gol per Lanzio. Passaggio al centro sull'entrata, palla persa e contropiede sempre nella pallanuoto, sempre. È una regola quasi fissa.
e giustamente il tecnico Gammelli ha tirato fuori Mazzi, che anche lui insieme a Iago Petaccio ha fatto un'entrata azzardata sulla palla al centro buono. Secondo me Mazzi oggi non è proprio entrato in partita, infatti l'abbiamo visto dall'inizio sprecare due tiri quando non ce n'era motivo, e insomma l'abbiamo visto un pochino in ombra durante tutta la partita. Strano, perché non è nelle sue caratteristiche. Lui è un giocatore importantissimo per questa squadra e oggi purtroppo non è riuscito a fare un buon rodaggio, diciamo. Fallo fischiato ai danni del Lanzio, perché l'arbitro chiedeva la battuta arretrata, invece il giocatore del Lanzio, il numero 5, ha battuto dai 2 metri, per cui fallo fischiato contro Lanzio. Adesso vediamo l'azione di uomo in più e il capitano Tommaso Cianfrone che rientra giustamente per evitare l'azione di controfuga. Adesso c'è espulsione temporanea del capitano, che raggiunge il secondo fallo, e Lanzio prova ad accorciare le distanze in superiorità numerica. Fa girare la palla Lanzio, non molto velocemente, infatti il tiro risulta totalmente errato, senza intensità il far girare la palla da parte dell'Anzio, e arriva con un tiro. Sì, adesso invece vediamo Enrico Gobbi che come un siluro rientra dall'uomo in più e si fa arrestare un tiro che doveva essere un gol, purtroppo. Bella palla recuperata da Mattia De Ioris. Bravo. È 3 contro 2 in attacco. Si stanno piazzando malissimo. Perché si vuole? Piazzati male proprio. Non ci credo. Non ci rendiamo conto. 3 contro 2, non riusciamo a tirare con... Oh, finalmente. Non riusciamo a piazzarci, incredibile. Bruttissima la gestione di questo 3 contro 2 dei ragazzi della Simpli, che poi insomma vuoi o non vuoi sono riusciti a mettere la palla dentro con Enrico Gobbi, che segna la sua prima tripletta del campionato. Comunque bella prestazione di squadra della Simpli, bella reazione a un momento difficile. Sì, il momento sicuramente non è dei migliori, perché dopo insomma il cambio di allenatore veniva che negli ultimi 3 incontri erano 2 sconfitte e un pareggio. Esatto, un pareggio, esatto, nel derby, esatto. Forse anche immeritato, nel senso che meritava la vittoria. Esatto, esatto, fine, esatto. I risultati, quelli che contano, erano quelli. Sì. 2 sconfitte e una vittoria, il cambio di allenatore, 2 più 2, poteva fare 4, e invece a quanto pare questa volta no. Espulsione del numero 6 Ratko Stritov, che è il suo primo fallo. Adesso Lanzio continua a provare a far girare la palla, anche se gira lentamente. Gol del numero... Ma Jacopo Petaccia era piazzato male, era fuori dalla porta. Sì, si fa superare in malo modo Jacopo Petaccia, che avrebbe dovuto chiudere il primo palo, invece copriva il centro della porta, cosa che era competenza del fratello portiere Nico, e lascia scoperto il primo palo, dove si insacca un bel pallone, insomma. 12-7. No.
Risultato parziale a 3 minuti dalla fine del quarto periodo è 12-7 per la Simpli e palla a Stritov. E Mammarella rinizia il suo solito lavoro sporco a centroboa, tentando di prendere posizione. Palla a Stritov. Palla quasi buttata da Mattia Di Giovanni, ma era girato dall'altro lato Mammarella, non si era accorto. Sì, Mattia Di Giovanni era marcato stretto, per cui il passaggio è stato forzato, è stato un brutto passaggio perché poi il braccio di Giovanni è stato toccato dal difensore. Bella, bella la palla del numero 4 Campana e pessima la svista del difensore. In coppia con l'altro difensore, perché l'altro difensore non deve far dare la palla così senza pressione, perché mette la palla dove vuole. Giusto, ottima osservazione. E Lanzio con questo gol accorcia un attimino le distanze, però sono sempre 4 gol e siamo a 2:20 alla fine del tempo. Beh, questo non deve farci rilassare troppo, perché la pallanuoto mai dire mai, insomma. Una volta facciamo le dita. E non solo. Mammarella riprende posizione, entrata di Cianfrone per fare spazio a Mammarella. Palla Stritov. Adesso c'è il passaggio per Mammarella. No. Niente. Partita no per Mammarella, che è al settimo fallo in attacco e insomma ci sta penalizzando un pochino sia l'arbitro e un pochino anche il suo modo di giocare, che forse oggi è inappropriato con questo tipo di arbitro. Espulsione del capitano Tommaso Cianfrone, che si trova al suo terzo fallo, non riprenderà la partita. E Lanzio prova a far girare questa palla. Gira, ma non. Tiro telefonato. No, io in attacco e in superiorità numerica non li capisco proprio. Sì, poi facilissima la palla. La palla recuperata da Jacopo Petaccia. E adesso vediamo una chiara occasione di uomo in più con D'Aloisio che va in porta. E cede a Mazzi il primo gol personale della partita. Fisicamente dobbiamo dire che il tecnico Branezovka ha lasciato una squadra. Beh, sicuramente sono arrivati in contropiede 3. A un minuto dalla fine della partita in 4 contro 2 giocatori avversari, significa che fisicamente squadra forse a vedere le ultime uscite non era sembrato così. Sì, poi forse le partite dipende da come si mettono dall'inizio e quindi magari anche una tattica sbagliata può far risultare una cattiva condizione atletica. In settimana so che è stato fatto un lavoro psicologico sui giocatori, che giustamente hanno reagito nel modo giusto. E Lanzio prova a riportarsi in attacco. Siamo a un minuto dalla fine dell'incontro. Si è girato benissimo il numero 7, però ha tirato purtroppo con la testa in acqua, senza guardare, ha preso il palo. Sì, sfortunato adesso in questa occasione il numero 7 Campana. E la Simpli, forse adesso lo possiamo dire a 30 secondi dalla fine, che la Simpli praticamente... Non lo diciamo! Adesso ha azzardato un pochettino Gobbi, ma sul 13-8 a 25 secondi dalla fine si può anche azzardare qualcosina di personale. Sì, ha voluto tentare il poker Gobbi, ma insomma tiro inesorabilmente fuori dalla porta. Ah, pure.
Gran recupero di Enrico Gobbi. A 10 secondi dalla fine, un ottimo recupero. Squadra fisicamente preparata. E la incontro si va a finire con il risultato di 13-8. Bella reazione da parte della Simpli. E speriamo in un futuro migliore da adesso in avanti, in un campionato migliore. Sì, adesso la Simpli ha scavalcato in classifica Lanzio di 2 punti e speriamo di continuare così e di arrivare in testa alla classifica finale. Dal centro sportivo Le Naiadi ricordiamo il risultato 13-8 per la Simpli contro Lanzio Roma.